Ma io non consiglio nulla. È impossibile gestirla, soprattutto quando loro giocano in casa, che sono ancora più offensivi di quando giocano in trasferta. Ma non è chiaro, non è... È oscuro, è oscuro. Tu non leggi, questo è il tuo problema, devi leggere di più. Leggi pochissimo, non leggi i giornali. E non si riesce a capire un cazzo! Che cazzo lo so io! Guarda su Wikipedia, guarda! Boh, minchia! Minchia, boh! Non è problema mio questo? Ma che ne so io? Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare. Ottiene un buon calcio di punizione. Sensi. Il Sassuolo riprende subito il possesso della sfera. Nkulu. Baselli. Babacar. È un'occasione. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Meite. Cerca spazio. Ansaldi. Bella apertura. Ecco il tiro. De Silvestri. Ottimo il fraseggio. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Sensi sul pallone. Ottima progressione, palla al piede. Prova la giocata nello spazio. Dentro, ecco, miracolo di Sirigu. Allontana il pallone. Magnanelli. Babacar cerca un compagno, può colpire, palo, bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Un passaggio filtrante da manuale, ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Provano a ripartire da dietro. Pallone lungo, in verticale. Meite. Baselli. Ansaldi. Nessun gol finora. Ansaldi. E sarà rimessa con le mani. Ansaldi. Riceve un pallone interessante. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova a passare con un pallone profondo. Bello. Conclusione. E c'è il gol del Torino. Prima rete per il Torino. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro.
Il Torino segna il gol che sblocca la gara. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Bella serie di passaggi. Iago Falche. Prova con la palla lunga. Ferrari riconquista la palla. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Izzo. È davvero una bella serie di passaggi questa. De Silvestri. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Belotti. Iago Falche. Locatelli. Hanno già riconquistato palla. Iago Falche prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sensi. Pollirola. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Cerca di lanciare il compagno. Se ne va. Baselli allarga il gioco sulle fasce. Ferrari riesce a rubargli il pallone. Il portiere la calcia lontano. Avanza deciso. Locatelli sul pallone. E passa. Locatelli ci prova con una palla bassa. De Silvestri. Baselli. Ansaldi. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ansaldi perde il duello fisico con l'avversario. Prova il filtrante. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Tocca con la testa. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Già in azione con la seconda parte di questa gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Ansaldi. Baselli. Ansaldi prova la giocata nello spazio. Pallone in mezzo. E va a colpire di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Nkulu. Ansaldi. Bella rete di passaggi. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Gioca una palla lunga. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Baselli vuole la profondità. Può andare in rete. Cerca un compagno. Palla che torna nella zona del portiere. Lancio lungo del portiere. Locatelli. Locatelli.
cerca spazio. Nkulu spazza via senza pensarci due volte. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro a quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Magnanelli! Pallone verso il palo più lontano. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Ora Belotti costringe l'avversario al fallo. Iago Falche. Prova a verticalizzare. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Babacar. Baselli. Izzo. Ci mette il piede e con questo è il pallone. Babacar. Locatelli prova il filtrato, va al tiro e c'è il gol. E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Perfetta parità dunque. I continui capovolgimenti di fronte rendono questa gara semplicemente fantastica. Prova a fare tutto da solo. Vuole la profondità. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Iago Falche. Prova la giocata nello spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. Cerca lo spunto. Di nuovo lui. Miracolo di Consigli. Perfetta la parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ci mette una pezza. Palla in avanti verso il compagno. Alex Berenguer prova a prolungare. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Cerca un compagno. Non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Cerca spazio, ha la possibilità di andare verso la porta. Chance per tirare. E ha fallito una buona occasione da gol. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Decidono di giocarla all'indietro. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la calcia lontano. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Cerca un compagno. Di Francesco. Scatta verso il pallone. Ci prova. Miracolo di Sirigu. E non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Babacar, parata notevole, non era facile. De Silvestri riesce ad allontanare. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ansaldi, il suo pallone è morbido. Prova la giocata nello spazio. C'è il tiro! Si dice, le cose belle si fanno aspettare. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Babacar, lungo passaggio in avanti. Palla riconquistata immediatamente.
prova a passare con un pallone profondo. Attenzione, colpisce il pallone, infilza il portiere. Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Ansaldi. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. C'è la palla lunga, in avanti. Riceve in ottima posizione. Zazza riceve la palla. Belotti! Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di aver... Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Che partita ti è sembrata, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Where are you now?